Ibra, a fine carriera restare a Milano. Stanotte a Milano. Il titolo dello speciale curato da Alberto Angela è andato in onda su Rai 1 la sera di Natale, probabilmente sta stretto a Ibrahimovic, che è stato intervistato dal conduttore e studioso. Stretto perché Zlatan ha parlato anche del suo futuro milanese e ha ribadito una volta di più il suo legame con Duomo e Navigli. Giocare a San Siro mi fa un grande effetto, qua per 8 a 9 anni ha fatto parte della mia carriera. Ho avuto la fortuna di vincere trofei importanti, giocare con grandi campioni, lavorare con grandi allenatori e ho conosciuto la città, che per me è come una seconda casa, ha detto lo svedese. Ho passato tanti anni qua, ho conosciuto gente che mi fa sentire a casa, sto molto bene. Godo, vivo e mi sento vivo. Non è un segreto che potrei rimanere qui dopo la fine della mia carriera. Che consiglio darei a un ragazzo o una ragazza che vuole iniziare a giocare a pallone? Prima di tutto fai quello che ti rende felice. Non devi fare le cose per altre persone, lo devi fare per te stesso, credi in te stesso. Questo ti porta avanti a lungo.